Vai a votare per non permettere allo Stato di distruggere le autonomie locali e, con la clausola di supremazia, di espropriare le regioni e le loro materie, assumendo così poteri potenzialmente illimitati. Vai a votare perché un sindaco deve occuparsi a tempo pieno della propria città. Vai a votare, c'è in gioco il tuo futuro. Non sprecare il tuo diritto. Vai a votare. Domenica 4 dicembre vai a votare per difendere il tuo diritto di voto e per impedire l'inserimento di enti denominati all'interno della Costituzione. Domenica vai a votare. Io voglio cambiare in meglio, non in peggio. Vai a votare. Vai a votare, fallo per la tua terra. Vai a votare, non lasciare che ci togliano il diritto di voto. Sono il sindaco di Ingria e domenica voterò no. Un no convinto, come sono convinto dell'importanza dei nostri territori e delle piccole municipalità, che sono il tessuto principale del nostro paese. Io vado a votare. Vai a votare perché non possiamo lasciare il nostro futuro in mano a un'Europa schiava delle banche, della finanza, di una Germania che in tutti questi anni è venuta a fare uno shopping assurdo delle nostre aziende in Italia. Un no in quanto credo che questa riforma sia stata fatta in maniera veloce e poco curata. Vai a votare. Vai a votare. Vai a votare. Un no in quanto credo che sia il popolo, l'entità che debba nominare i propri rappresentanti a qualsiasi livello governativo. Vai a votare. Domenica io vado a votare. Vai a votare. Vai a votare. Vai a votare. Vai a votare. E se passa questa pessima riforma costituzionale, verrà introdotto il termine Europa in Costituzione, svenendo di fatto il nostro paese all'Unione Europea, perché travolgerà le autonomie virtuose, svuotando ogni forma di autonomia alle regioni e perché non produrrà alcun risparmio. Vado a votare no, convintamente, perché credo sia una riforma fatta coi piedi, ma soprattutto per un motivo. Perché non hanno suddiviso il referendum con quesiti differenti? Perché hanno fatto solo un quesito? Tu prendi tutto o non prendi niente? Questo l'hanno fatto per dare lo specchietto delle allodole con un messaggio: tagliamo i costi della politica. E poi all'interno di esso c'è di tutto, il contrario di tutto. Anche cose che potrebbero andare a ledere gravemente la libertà di ogni cittadino. Io voto no, perché non possiamo accettare che questo paese sia diviso per colpa di Renzi sulla carta costituzionale, che è una carta che dovrebbe essere quella in cui si riconoscono tutti i cittadini. Vai a votare. Domenica andrò a fare il mio dovere, perché il popolo vota no. Credo che la democrazia non sia la voce degli interessi, la democrazia è la voce della maggioranza. La maggioranza degli italiani saprà rispondere no domenica. Vota no! Il 4 dicembre, dalle 7 alle 23, vai a votare e fai una croce sul no. Ele, cosa votiamo al referendum? No.